Il Consiglio ha approvato il provvedimento di riordino delle aree protette. La legge rivede la governance del comparto, diminuisce da 14 a 12 gli enti di gestione, ne istituisce due nuovi, promuove e valorizza la vocazione turistica dei parchi. L'Assemblea ha inoltre modificato la legge sul trasporto con autobus. Anche le imprese con autorizzazione di un'altra regione o uno Stato dell'Unione Europea, ma con attività in Piemonte, devono rispettare il divieto di usare veicoli con più di 15 anni e 1 milione di chilometri percorsi. La Commissione Opere Pubbliche ha approvato in sede legislativa la legge presentata dal gruppo di Forza Italia per sostenere le imprese danneggiate da calamità naturali. Istituito un fondo presso Finpiemonte affinché le aziende possano ripristinare le strutture danneggiate. Con l'elezione a presidente di Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle, e a vice di Domenico Rossi, Partito Democratico, e Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle, si è insediata a Palazzo Lascaris la Commissione Speciale di Indagine per la Promozione della Cultura della Legalità e il Contrasto dei Fenomeni Mafiosi, istituita il 26 maggio. L'attivista LGBT Andrea Giuliano, perseguitato in Ungheria, ha raccontato la sua storia a Palazzo Lascaris su invito del Comitato Diritti Umani, presieduto da Mauro Laus, che proprio di recente è stato nominato referente pari opportunità della Conferenza delle Assemblee Regionali. Fino al 1 settembre all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio è allestita la mostra Biodiversità delle praterie alpine, con un centinaio di immagini fotografiche dedicate alla natura e alle strategie utilizzate da piante e animali per sopravvivere in alta montagna. In occasione del periodo feriale, l'URP del Consiglio e la Biblioteca della Regione saranno aperti con orario ridotto da lunedì a giovedì 9.13 e 14.16 al venerdì 9.13. Palazzo Lascaris e tutte le altre sedi del Consiglio saranno chiusi da lunedì 17 a venerdì 21 agosto.